Azzurra Cristo Re, vittoria sorpresa per i giallorossi che si portano più 4 sui playout. La Cristo Re approccia bene da subito la partita. Al 32esimo Lissandrini spara un missile rasoterra che vale il vantaggio. Allo scadere Lissandrini raddoppia di testa, ma il doppio vantaggio fa addormentare gli ospiti che si fanno rimontare. Al 57esimo Pontalti serve brillantemente Rigotti a porta vuota, mentre al 68esimo Rigotti pareggia su rigore. A 13 dalla fine Brida riceve palla da Boschetti e in allungo segna il gol decisivo. Finisce 2-3. Leno Garibaldina. Si ferma 9 la striscia positiva della Garibaldina. Il primo tempo super dei giallorossi schiaccia la Leno nella propria metà campo, trovando prima il vantaggio con Tommaso Moser al 28esimo, poi colpendo una traversa con lo stesso. Nel secondo tempo la Leno entra in partita e inizia a creare qualche azione pericolosa. Michele Pezzato trova il pareggio con un tiro da fuori area, ma nel momento migliore della Leno la Garibaldina torna in vantaggio con un gol di Xeca all'87esimo. La Leno però non smette di crederci e trova immediatamente il pari con Pezzato. Termina 2-2. Marco Spormaggiore. Vittoria fatica per il Marco che si porta a 4 punti dalla vetta. La prima frazione di gara è equilibrata. I giallorossi colpiscono un palo di testa mentre Zanini salta un difensore ma calcia addosso al portiere il pallone del possibile vantaggio. A inizio ripresa Chiesa colpisce il secondo palo di giornata. Il Marco trova il vantaggio con Mura al 54esimo su punizione, ma Marco Tanel pareggia su punizione 15 minuti dopo. Al 75esimo Ingoglia riporta avanti il Marco, ma 2 minuti dopo Andrea Tanel pareggia di testa. Il tocco d'esterno di La Montagna al 97esimo però vale la vittoria per il Marco. Termina 3-2. Montebaldo Dolasiana. Continua a crederci nella salvezza la Dolasiana grazie a una vittoria sorpresa. Nel primo tempo si provano Modena e Sartori, ma Corazza, difensore nei panni di portiere in questa partita, difende perfettamente la propria porta. Poi si prova Manica, ma un difensore salva sulla linea. Dopo l'intervallo Pittaro serve il cross per Merci, che arriva in corsa in sacca di testa dal vantaggio. Poi lo stesso Merci colpisce il palo ancora di testa. La Montebaldo si getta in avanti, ma Corazza e la difesa non fanno passare nulla. A 9 dalla fine Nzaduo in contropiede firma il raddoppio. Finisce 0-2. TNT Montepeller Valpeio. Vittoria nello scontro diretto per la TNT. Il Valpeio scivola a meno 7 dalla zona playout e vede la salvezza molto lontana. Il match è sbloccato subito dalla TNT grazie a un rigore trasformato da Bernard al terzo. Poi la partita cala di ritmo con i locali che si fanno vedere solo un paio di volte in avanti. Nella ripresa gli ospiti soffrono ancora e rischiano di capitolare, quando Zanotti colpisce il palo, ma poi Parigi è una sorpresa all'84esimo con un tap-in sotto porta di Nicola Dalla Valle. A 3 dalla fine Tusiano guida la reazione della TNT e segna il vantaggio di testa. Termina 2-1. Trambileno Aldeno. Sconfitta pesante per i giallorossi che vedono i playout ormai inevitabili. Il Trambileno si riversa subito in avanti e cerca il gol con Simoncelli, mentre Conte si prova 3 volte su punizione per 3 volte Villa para. La partita si sblocca al 26esimo quando Gallo ruba palla e serve Simoncelli per il vantaggio. Nella ripresa l'Aldeno pareggia con Bommassar, brava a sfruttare una torre e battere il portiere in uscita. I padroni di casa alzano però la pressione dopo il pareggio e trovano il vantaggio sul rigore all'83esimo con Fontanelli, mentre a 2 dalla fine Simoncelli propizia l'autogol di Baldo. Termina 3-1. Volano Sacco San Giorgio. Torna a vincere il Volano autore di una discreta prestazione. La prima frazione scorre senza grosse emozioni con il Sacco che cerca di attaccare in contropiede ma crea veramente pochi problemi. I biancorossi alzano il ritmo nella ripresa e trovano il vantaggio con Muolio al 53esimo, per poi raddoppiare 9 minuti dopo con Andreatta che mettono la gara sui binari favorevoli al Volano. Al 70esimo Muolio trova la doppietta, mentre Amal segna il gol della bandiera subito dopo. Bella vittoria del Volano, sconfitta in dolore per il Sacco. Finisce 3-1. Thank you.